Consigliere Olmo Romeo, anche il Casinò di Sanremo in tema di festival ha il suo museo. Non potevamo fare altrimenti, d'altronde il festival è proprio nato in queste sale ed è nato è proprio qua a fianco, quindi è per noi motivo di orgoglio poter ospitare il museo del festival. Questa mostra itinerante, mi piace definirla itinerante perché si sviluppa in tutte le sale e racconta un po' la storia e le suggestioni del festival, quindi ci sono calchi di mani, attrezzi musicali utilizzati dagli artisti, dediche, dischi, vestiti e il nostro jukebox che riporta, un jukebox storico naturalmente, che riporta un po' tutte le canzoni. Quindi vogliamo regalare una suggestione, un ricordo a chi ha vissuto il festival e associa i propri ricordi personali e cercare di far conoscere alle nuove generazioni la bellezza da dove si è partiti per arrivare ad oggi. Una mostra che sarà visitabile per tutto il 2018. Sì, una mostra che abbiamo voluto in collaborazione con il Comune di Sanremo e soprattutto con il sindaco Alberto Biancheri e abbiamo voluto proprio, abbiamo chiesto al curatore, il dottor Marco Canova, che anzi ringrazio per aver prestato questa collezione veramente numerosa, credetemi, abbiamo fatto una selezione dei pezzi migliori, ma è veramente numerosa, e abbiamo voluto che rimanesse per tutto il 2018, proprio perché il festival non deve essere un momento di una settimana o di 10 giorni, ma deve portare Sanremo a farsi conoscere nel mondo della musica e nel mondo della cultura in tutto l'anno, quindi la potrete visitare fino alla fine del 2018.